regole non ne ha. Gioca a far l'amore e promette felicità. Alla 244esima. Che hai detto, Davide? 200... Quando imparerai a dire i numeri. 240esima puntata. Bene, eh? Bravo Davide. Sì, sì, 40esima, sì, sì, sì. Quindi 40 con lo zero. 240esima. Bravo, sì, sì, bravo, sì, sì, Davide. Mappa come porti i conti bene. I conti bene, sì, sì, sì. Tutto allora, cervello. Che Davide, mi dici, Nadia? Che mi dici? Niente, che ti dico? Un pochino stanca, però. Come mai? Beh, perché facciamo tante questo serate, periodo quindi... dove mi giro, sì, sì, mi sì, appoggio, sì, sì. Ah. E dormo. Ah, che così, che scusa, perché forse sei, uno va in letargo. Sei come una ghira. Una ghira. Quando uno dice dorme come un ghiro. Veramente. Oppure come sei come il le tartarughe vanno in letargo. No, questo il periodo. Nano là, come si chiama? Il nano. Quello che dorme sempre, no? Oppure il puffo, uguale, ci sta il, quel puffo, quello che... Ah, uno quello era Brondolone. Brondolone, no, no, quello c'era proprio quello che dormiva. Sì, sì. Non mi ricordo, comunque mi succede questo, anche sì, 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 nel venire qui, sì, dentro la tua macchina, dopo due secondi mi sono addormentata. E ah, vabbè, dai. Sono cose che succedono. Può succedere, può succedere. Può allora, succedere. Allora, innanzitutto salutiamo Teresa e Fausto. Sì, perché che questa sera non ci questa sono. Questa sera per un impegno non sono potuti venire. Sì. E poi facciamo tutti gli altri saluti. Anzi, dobbiamo salutare in primis bene un signore che mi ha chiamato l'altro giorno, Nadia. Oh, Davide, sì. Ovvero Giorgio e Adriana di, ah, diciamo, di Santa Maria Pugliano a Pagliano. È una frazione... E tu pensa, io in linea d'aria state proprio vicino, sì, a 3 chilometri, capito? Pensa tu, sì, 3 chilometri, hai quasi fans vicino casa. Cioè, i fans che lui ha detto, io ti guardo forse da 7-8 anni in televisione SL48, però non ho mai telefonato, insomma, abbiamo scoperto un fan nuovo. Grazie, sì, meno sì, male, sì. Fatevi invece telefonate, sì, fatevi conoscere, perché a noi, certo, ci fa piacere. Certo, certo. Giusto, poi quello ce l'ho proprio vicino casa, c'è cioè il confine, diciamo, con Pagliano Anagni. Quindi, oh, quindi quando vai a sentire una canzone, come si chiama il signore? E il signor Giorgio. Giorgio e Adriana. E basta che ti affaccio al balcone, Davide. Cantami una canzone. Ah, sì, a 3 chilometri, lo sento, perché è proprio linea d'aria, proprio aperto. Poi, bene, bene, Davide Neccia. Allora, poi salutiamo tutti gli altri amici. Nadia. Bene, allora vado io. Allora sì, saluto Luca di Alatri, sì, Alessandra, sì, e poi un bacione grande a Santino, la sì, micetta. Sì, sì. Cagnolino, sì, gattino, la famiglia si è ingrandita degli animalini. Poi Valeria di Alatri, sì, Davide. Di Alatri pure ci abbiamo. E chi altro ci abbiamo? La signora Gigliola di Alatri. Gigliola, sì. Poi Davide. Ci spostiamo un pochettino? Ci spostiamo, vai. Ci spostiamo Anna di Trivigliano, poi sì, ci spostiamo a Piglio. A Piglio chi ci abbiamo? Marina e Guglielmo. Poi abbiamo il social center del Piglio. Di Piglio che salutiamo. Chi altro abbiamo, Davide? A Pagliano l'abbiamo detti. Sì. Adanagni. Allora, Pietro Iaboni. Ciao Pietro. Che ci hanno detto se andiamo a trovare qualche volta. Certo, come no, veniamo e a prendere un caffè volentieri. Il signor Lino Mastronardi, oh, che è un nonno di una bambina, di un bambino che io riporto con col pullman. Bravo forse, sì. Davide, ciao. Sì, sì, sì. Eh? E mi dicono, ma a me non mi saluti. E c'ha ragione, c'ha ragione. Poi salutiamo anche Teresa e Luigi di Anagni, sì, abballatori di baciata, abballatori di baciata e merenghe. Ok. E poi salutiamo tutti i nostri amici di Latina, c'è cioè Stefano, oh, di Latina Scalo, poi salutiamo Gianna di Latina, sì, e insomma tutto il resto. E Davide, io devo, sì, salutare anche, sì, i miei di vicini, eh? Come no, capito? Vai. Allora saluto
Loretta con una T sola, sì, e Angelo, sì. Poi saluto Rina, la mia suocera, sì, saluto Mauro e saluto tutta la mia famiglia. Ah, da sì, saluto mamma, papà, mio fratello, anche io ovviamente, tutti quanti. Okay? Allora, Davide, Nadia, iniziamo a fare. Vai, iniziamo con le canzoni. Sì. Inizio io, l'altra volta hai iniziato tu, questa volta inizio io con certo. Un Alligalli. Oh, vai, dal titolo Bella. Grazie, sì, che bel ma non era per te. No, è il titolo della canzone. Beh, certo, perché a me se mi fai un complimento non è che mi dispiace, insomma. Sono proprio così brutto, non lo so. No, io non ho detto niente. Vabbè, vai. Canta Davide Neccia. Bella. Via. Vai, Davide. Ballate da casa, eh. Mi raccomando. Sì. E tu dov'hai? Scusa, vieni a ballare. Ma ritorno, eh. Quella volta passeggiando ho capito che di te non ero attratto dal vestito. C'è qualcosa che mi dice, io con te sarò felice, che cos'è? E mi guardi con quel viso un poco stanco, mi emoziono stando sempre al tuo fianco. Perché forse c'è qualcosa, sei per me un fiore rosa, che fra poco sboccerà come un fiore di lilla. Bella, 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 quanto sei bella. Sei il sole d'agosto e divento più rosso e rimango un po' strano perché forse ti amo. Bella, 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 quanto sei bella. Non lasciarmi mai solo e ti chiedo perdono perché il dubbio fa male ma può essere normale. Vai Davide, mi c'è con l'Alligalli, eh! Alligalli! Davide, dai, come si balla l'Alligalli? Fallo tu, dai, come si balla? No, così! Ah no? Sì! Alligalli! Oi mamma, che acciacco! Lo balla la Teresa, va! Era bello quando a casa mi dicevi, io con te ho liberato i miei pensieri. C'è qualcosa che mi dice, io con te sarò felice, che cos'è? Mi accarezzi piano piano nel silenzio, mi sussurri qualche cosa che io penso. C'è una cosa tanto grande che non voglio più distante, se tu dici ancora sì, il mio mondo è tutto qui. Bella, 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 quanto sei bella. Sei il sole d'agosto e divento più rosso e rimango un po' strano perché forse ti amo. Bella, 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 quanto sei bella. Non lasciarmi mai solo e ti chiedo perdono perché il dubbio fa male ma può essere normale. Vai da Vinicia! Bella, bella, bella! Quanto sei bella, sei il sole d'agosto e divento poi rosso e rimango un po' strano perché forse ti amo. Bella, 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 quanto sei bella, non lasciarmi mai solo e ti chiedo perdono perché il dubbio fa male ma può essere normale. Bella, bella, bella. Sei per me, sei per me, sei per me, bella, 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 bella.
sei per me, sei per me, sei per me, sei per me, sei. Oh, bella! Bravissimo Davide! Sì, 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 sì. Bella, bella, bella! Grazie, grazie, grazie Radia, grazie. Come? Bella, bella, quando sei bello. Ma stai cantando la canzone, la chanson, la chanson, sì, quindi, Davide Nescia, bella bella, grazie, oh, grazie. Bella veramente, hai scelto un bel brano, grazie, allegro, grazie. Brillante, sì, 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 grazie, grazie. Ok Davide, allora, tocca a te, tocca, tocca a te. A me? Davide, io vorrei fare un lento, sì. Va bene, va tanto va bene, tu hai, sì, fatto un Allegalli, va bene, sì. Ieri sera, sì, me l'hanno richiesto in radio, sì, in radio, in radio, sì, me l'ha non richiesto, mi ricordo, la però. Giorgina, che ha fatto il compleanno, tanti auguri, sì. Buon compleanno, anzi salutiamo Radio Anagni, sì, ok. E quando l'amore diventa così, sì, va bene? Sì, 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 va la bene. Riproponiamo questa, come, sera, come no, certo, certo, io non mi ricordavo che era quello il brano, solo sì, per me l'ha richiesta la Giorgina, perché lei è innamorata di Massimo Ranieri, quindi ho capito, ho capito. La va bene, allora, va quando bene. L'amore diventa poesia, poesia, canta Nadia Rosi. Grazie, vai, Nadia. Davide Nescia. Vai, vai, vai. Si va. Vai, vai. Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia, la mia voce sarà una lacrima di nostalgia, non ti chiederò mai perché da me sei andata via, per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare, perché piangerei. Vai Nadia Rosi. Grazie Davide Neccia. Io canto la tristezza che in me questa notte sarà melodia. Piango ancora perché, anche se ormai è una follia, non ti chiedo perché, adesso tu non sei più mia, per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare, perché piangerei. Io ti amo e gridarlo vorrei, ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare, perché piangerei. Io ti amo. Grazie.
Brava, bravissima. Grazie. Nadia grazie, Rossi, brava, Davide brava. Grazie. Senti, Nadia, sì. Ci siamo dimenticati di salutare Mattia di Alatria, oh, che è con il padre ciao, Sandro. Mattia, è vero. E a proposito di Mattia, mi ha fatto anche una richiesta. Se io potevo fare un brano con la fisarmonica, oggi abbiamo cambiato, sai, intanto... Oggi porti la Rolandona. Sì, oggi la Rolandona. E come mia zia, si chiama Rolanda. E... però un po' è Rolandona. Rolandona, perché... vabbè. Che la saluto, ciao. Che la saluto, ok. E, che praticamente mi ha richiesto il Tibulindo. Ah, va bene? Bello, bravo. Allora, io ho tempo di organizzarmi, Nadia. Tu, pensaci tu, fammi non una ti presentazione, certo, insomma, degna del... Ma come no? Direttamente dai studi di SL48, e non dico mica... un emittente veramente importante per quanto riguarda il liscio, eh? Abbiamo il nostro Davide Neccia con la Rolandona che ci fa ascoltare un bellissimo Tiburon. Mi raccomando, al ritmo di Tiburon suona Tibulindo. Ci sei? Ok. Vai Davide, eh? Tibulindo. Ci siamo, io ballo, eh. Vai. Ciao.
Grazie Nadia, bravo Davide Neccia, grazie. Ti viene voglia di ballare appena senti la rolandona. E certo. Allora Nadia, tocca a te, eh. Davide, tocca a me, stavo mangiando una caramella. Sì. Allora Davide, facciamo un meneito, è l'ultimo che ho messo nel repertorio, con la buona speranza di essere ricopiata, insomma. Certo, che ci ricopiano il repertorio. Scherzo, dai Davide. Ormai questo andrà alla storia. Sì, sì. Allora, va Nadia. Bene, l'amore si nasconde. Sì. Ah, va bene. Meneito, vai Nadia Rosi, eh. Davide Issacchi, fai il balletti, eh. Ma che fai, oh? Sa da dove arriva e né quando né perché, sarà forse che dormiva in un angolo di te, ma poi passa un sorriso incontrato per la via e ti senti come acceso da una splendida follia. L'amore, l'amore si nasconde. Tu lo chiami e non risponde. Se lo vuoi, l'amore, l'amore si nasconde. Merito. Fino a quando non lo chiami resterà rinchiuso dentro te. Nadia Rosi. Grazie Davide Neccia, che stacchi che fai, eh. Unico. Quando una canzone nasce muta ma saggia, che diventa un'emozione che paura più non ha. Ed è l'ora che ti prende quella scossa dentro te. Non si compra, non si vende, si nasconde però c'è. L'amore, l'amore si nasconde. Tu lo chiami e non risponde. Se lo vuoi, l'amore, l'amore si nasconde. Fino a quando non lo chiami resterà rinchiuso dentro te. L'amore, l'amore si nasconde. Vai Nadia Rosi. Dove sei? Ti stai nascondendo? Dice girei. L'amore, l'amore, l'amore si nasconde. Fino a quando non lo chiami resterà rinchiuso dentro te. Fino a quando non lo chiami resterà rinchiuso dentro te. Oh yeah. Davide. Bravo. Grazie. Brava. Bravissima. Davide, a un certo Nadia. Punto mi è venuto in mente la scena di un film. Ah sì? Non sì, puoi sì, capire, sì, eh? Allora. L'amore si nasconde. Sì, no, prima, l'amore.
L'amore si nasconde nei favori stacchi, scusa. Bravo, bravo. Complimenti. Allora, cara Nadia, sì, senti, è arrivato il momento di lanciare la pubblicità. Sì. Però siccome che Teresa non c'è, la facciamo noi. Vai, vai, avviciniamoci anche sì, noi. Sì, lo facciamo noi alla Teresa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Allora. Sì. Ciccua, 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 pubblicità! Rimanete qua, eh! Rimanete. Eccoci tornati, eccoci, Nadia, Davide, per sì. il secondo tempo. Sì, di Davide e Nadia e Teresa e Fausto quando ci stanno, insomma. Dove stanno? Non ci sono. Non ci sono, non ci sono. Ci sono, io non lo so, ci hanno dato sola. Sì, la prossima volta verranno, Va ci hanno bene. Avuto un problema tecnico, quindi non so potevi. Sì, è rimasto Fausto attaccato a un palo della luce. Ah, sì? Veramente? No. Ha detto stava facendo dei lavori. Dei lavori quindi. A casa, ok. Va importanti. Bene. Altrimenti non gli rimandavano la luce pure per vederci. È certo. Giusto. Ok, allora Nadia, Davide, senti, sì. Tocca a me, bene, vai. E volevo cantare una canzone di Lucio Dalla. Oh, bene. L'anno che verrà. È arrivato da adesso. Cioè, vabbè, insomma, l'anno che è questo, insomma. Quest'anno, l'anno che verrà, perché altrimenti bisogna... Già sa pensare al 2024, Davide. 2024. Bene, una bellissima sì, canzone, un bel brano veramente. Sì. Questo lo dedichiamo... alla regia. Ah, sì, a Martina. A ok, Martina. Non l'abbiamo nominata, e alla regia c'è Martina. Grazie a Martina, sì. Che se no noi non andiamo in onda, Certo. Va allora, bene. L'anno che verrà. L'anno che verrà un bellissimo brano di Lucio Dalla interpretato dal nostro Davide Neccia. Vai Davide, prego. Sì. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Sarà da mangiare e luce tutto l'anno, anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno, e si farà l'amore ognuno come gli va, anche i preti potranno sposarsi ma soltanto una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico. E come sono contento di essere qui in questo momento.
sta arrivando, tra un anno passerà. Noi ci stiamo già preparando, è questa la novità. Bravissimo Davide Leccia, bravo, bravo. Bravo, bravissimo. Grazie, ogni tanto bisogna fare anche qualche canzone. Ascoltami. Seria di questo. Proprio mi sono emozionata, guarda, veramente ti devo dare un bacetto. Ah, ok, va bene. Te lo sei meritato, veramente. Grazie, grazie. Bravo. Allora, Nadia Davide. Rosi, adesso tocca a tua, Io, Davide, me ne vorrei andare a Dubai. A Dubai? A Rimini Dubai. Che ne pensi? Lo facciamo? Come no, vai. Vai, vai. Anche questa è una baciata, Sì, vai. dai. Sì, sì, sì. Aiutami, aiutami tu che... Che? Che se no non ci arrivo, da Rimini a Dubai, lo sai Ci vuole l'aereo, io mi perdo. L'aereo, il treno, no, ma neanche prendo il treno, pure l'aereo sbagliato, che ti pensi? Proprio l'aereo ci vuole. Mi ritrovo alle Maldive. Vai Nadia Rosi! Vai! Se... Primo non amare, non pensare, razionare, che l'amore razionale non è mai. Secondo, tieni fede alle parole, la fiducia non tradire, perché non perdonerei. Portami via dove il cielo è più blu, dove si può restare, guardare il mondo a testa in giù. Portami via dove tutto si può, l'amore può. Rimini Dubai, dieci giorni soltanto per noi, sole di Dubai, ai, 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 ai. Tra le palme il sogno di noi, Rimini Dubai. Vai da Riccia, ce ne andiamo in vacanza? Sì, sì. Vamo! Baciate, Vai, vai, vai. Terzo, non cercare di cambiarmi, cerca solo di capirmi e di amarmi più che puoi. Quarto, lascia andare l'emozione, togli il cuore e tutti i freni per mostrarti come sei. Portami via per un tuffo nel blu, dimmi tutte le lingue, ti amo, je t'aime, I love you. Portami via perché tutto si può, l'amore può. Rimini Dubai, soltanto per noi, sole di Dubai, ai, 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 ai. Fra le palme il sogno di noi, Rimini Dubai. Baciata. Si va, Sogni messi in fila come perle di collane, cadute dalla luna, arrivate fino a noi. L'amore è quello vero, non si ferma, non si fermerà, non si fermerà, non si fermerà. Rimini Dubai, ai, 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 ai. 10 giorni soltanto per noi, sole di Dubai, ai, 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 ai. Il sogno di noi, Rimini Dubai, ai, 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 ai. 10 giorni soltanto per noi, sole di Dubai, ai, 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 ai. Fra le palme il sogno di noi, Rimini Dubai. Nadia Rosi, Rimini Dubai. Olè, brava, olè, brava, grazie Davide. Brava, brava, bravissima. Insomma, Nadia, questa voce ultimamente. Sì. Guarda Davide, la bravenza di quest'anno. Sì. La bravenza. La bravenza? È micidiale, non si passa. Ah, ok. Non l'influenza, la bravenza. La bravenza, va bene. Pure la bravura. Allora, Nadia, Davide, senti, sì. Io a questo punto voglio cantare un Aligali anch'io. Vai. Cioè, no, l'ho fatto io il primo Aligali, certo. Ne faccio un altro. No, ma come no? Una canzone di Claudio Baglioni, Oh! Porta
Portese. Oh, Porta Magnese, va bene. È un Agnese di tanto per cantare, mi ha detto Porta Magnese. Porta Portese. Ah, ho capito male. Ma scusa, io non lo so. Porta Magnese. Sì, 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 sì. Davide, poi anche a me devi scaricare un Allegali che ti ho detto, eh. Voglio vedere quanto ti ricordi. Poi eh? lo impariamo. Vai. Vamo. Allora, Porta Portese, vai Davide Reccia. Sì. È domenica mattina, si è svegliato già il mercato, in licenza son tornato e sono qua per comprarmi dei blue jeans al posto di questa divisa, e stasera poi le faccio una sorpresa. C'è la vecchia che ha sul banco foto di Papa Giovanni, lei sta qui da 40 anni o forse più, e i suoi occhi hanno visto re scannati, ricchi ed impiegati, capelloni, ladri, artisti e figli di Porta Portese. Porta Portese, Porta Portese, cosa avrai di più? Sì. Vado avanti a gomitate tra la gente che si affolla, le patacche che ti ammolla quello là, c'hanno tutto pezzi d'auto, spade antiche, quadri falsi e la foto nuda di Brigitte Bardot. Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese, cosa avrai di più? Tutti rotti quei calzoni, sì, vabbè, che roba usata, ma chissà chi l'ha portata, quanto vuoi. Quella lì non è possibile, che lei insieme a un altro, non è certo suo fratello quello, e se l'ha scelto proprio bello, ci sono cascato come un pollo. Davide! Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese, cosa avrai di più? Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese, cosa avrai di più? Porta Portese, Porta Porta Portese, cosa avrai di più? Oh, yes! Bravissimo, sì. Davide! Grazie, bravo! Davide, sì. Dobbiamo salutare la signora Wanda. Ah, poi sì, Davide sì. Bisogna salutare Gianna di Latina. A Sora ci sono meno un paio da salutare, pure due o tre. Poi c'è Sora. Sì, abbiamo Valentina di Suora, sì. E poi la signora Yolanda anche di Suora. Insomma, sì, Davide, sì, sì. Se ci dimentichiamo qualcuno, perdonateci. Vabbè, ma siete tanti. Intanto... E perdonatemi anche se delle volte non rispondo, ma il pomeriggio è sempre un corri-corri. Mi chiamano, certo, Davide, sì, poi sì, la sì, sera sì. Vedo le chiamate a luna di notte, dico a quest'ora chi richiamo più. Ma appunto, è un guaio. Certo. Vabbè. Allora, Davide, mi è arrivato un messaggino proprio adesso. Sì.
D'Aurora che Augusto, li salutiamo, ci stanno seguendo. Ah, e sì. Augusto mi ha detto: mi devi fare la canzone che mi piace a me. La chanson, vabbè, la fai, no? Qual è? Va bene, quindi la ripetiamo. Sì. L'ho fatta la scorsa settimana, ah, ma la rifacciamo. Va bene. Ok. Quale canzone è? E Davide, è un bellissimo lento. Ah, io penso. Io ti penso. Ah, io ti penso, sì, io ti penso. Ah, va bene. Veramente? Sì, ma sì, quando sì, mai? Sì, sì. Pensi solo proprio, pensi solo è il titolo della canzone, ma scusa, che hai capito? Io non lo so. Beh, lo so, lo so. Non ma io non lo so, Allora, io ti penso, canta Nadia Rosi. Sei pronta? Sono pronta, Davide. Sì, 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 sì. Un po' raffreddaticcia, ma ci sei. Ci sei, va bene. Vai. Vai. Sperando sempre che non ci copiano il repertorio, Adesso che non sei più qui, ti ricordo fa male. Ci provo ma non riesco più a dimenticare. Sai che ho bisogno di te, sento quel vuoto qui dentro di me, malinconie che la notte avvelenano il cuore. Sei come vento col fuoco, se adesso chiudo i miei occhi, sento più forte bruciare il mio dolore. Io ti penso e penso al profondo bisogno di te. Io ti voglio e vorrei che tu ritornassi da me. Ora sono qui troppo sola e non riesco a guarire. Ritorna da me, voglio solo te, che hai spezzato il mio cuore. Vai Nadia Rosi! Grazie tante, Vola pensiero dorato, pensiero d'amore. Va più veloce che puoi, fin dentro al suo cuore. Sarà felice perché lui non lo sa, ma ha bisogno di me e di un pensiero felice che accompagna i suoi giorni. Ritorno adesso a sperare, solo con lui io so amare. Nelle sue mani ho lasciato il mio domani. Oh, ti penso e penso al profondo bisogno di te. Oh, ti voglio e vorrei che tu ritornassi da me. Ora sono qui troppo sola e non riesco a guarire. Non ritorna da me, voglio solo te, che ha spezzato il mio cuore. Sì. Vai Nadia. Grazie Davide. Brava, 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 bravissima. Ora sono qui troppo sola e non riesco a guarire. Ritorna da me, voglio solo te, che ha spezzato il mio cuore. Ritorna da me, voglio solo te, che ha spezzato il mio cuore. Olè. Brava, brava. Bravissima! Assai, 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 assai. Come dice il Fausto. Assai, assai, assai.
Che no, perché risponde dopo, no, Fausto? Davide, sei unico. Salutiamo Fausto e Teresa, un bacione. Ciao, ciao, ciao. Davide, ma dobbiamo salutare anche il nostro amico Angelino. Ciao, Angelino. Angelino, sì, come gli no, ho promesso, certo, che andavamo a trovarlo. Prima o poi ci andiamo. Ma Sandro l'abbiamo salutato? Salutiamo. Abbiamo salutato un altro Sandro, però lui non l'abbiamo salutato. Sandro Micheli, salutiamo. Un bacione a Sandro e a Filomena. Intanto lanciamo la pubblicità. Vai. Andiamo, avviciniamoci. Fai tu. Ma io non mi ricordo, vai, aiutami. Ci, ciu, e ciu. E ciu. Ma adesso che fai? Mi è venuto da starnutio, non lo so. Pubblicità! Rimanate qua! Eccoci, Davide, per l'ultimo tempo. Davide, ho visto che hai abbracciato già zia Rolanda. Sì, Rolanda, questa è Rolandona. La Rolandona. Davide. Faccio una volta ciascuno che... Non fai male a nessuno, non metti le corna a nessuno. No. Una sera fai uscire Rolanda, una sera Rolandina. Poi la stocchina. Una sera Rolanduno. Una sera Rolandina e una sera la stocchina. E poi c'è anche Armanda, lo sai, sì. Armanda mi preoccupa sto nome. Armandina. Sì. Allora. Anagni c'è Armandino, salutiamo. Armandino, che va in giro con l'abetto. Con l'abetto, sì. Va bene. Allora, Nadia, senti, facciamo un brano con la fisarmonica. Giustamente l'ho portata e quindi bisogna suonare almeno un altro brano, Per Luca, Adesso faccio la polca di Zi Nicola. Ah. È un brano del mitico maestro Gabriele Di Pietro, che salutiamo. Bravo, sì. Ma Davide, Gabriele Di Pietro, grande artista, purtroppo non c'è più, ha scritto anche la porca del Trillo, giusto? Sì, e poi la porca di Zi Nicola. E poi pure la porca di Zi Nicola. Bravi. Ok. Va bene, Davide, sei pronto? La porca di Zi Nicola, tempo di organizzarmi. Posa il microfono, Davide. Fammi una presentazione, insomma, vedi tu. Direttamente da Nagni, il fisarmonicista più gettonato del momento, anzi il musicista più gettonato del momento, perché le serate sono tutte le sue, suona il nostro Davide Neccia con la polca di zio Nicola. Nicola, l'ho detto in siciliano. Thank you.
fisarmonica. Bravissimo Davide Neccia, queste manucce d'oro, eh. Grazie Nadia, grazie, Davide, grazie. Guardarti suonare è veramente una cosa spettacolare, sì, sì, perché sì, c'hai queste manine delicate, piccoline. Non è da tutti gli uomini avere fatto, le manucce, diciamo, delicate, bravo. Come si dice, no? Chi corre ha le gambe piccole, come funziona? Cioè, chi si allena, no? Io mi alleno con le mani, quindi le dita. Certo, c'hai le manine proprio d'oro, certo, veramente. Certo. Bravo Davide. Allora, Nadia, senti, lo sai che ci siamo dimenticati di salutare? Oh, adesso lo facciamo subito. Loretta di Montellanico, perché ciao, Loretta, ci scrive sempre, ci scrive sempre e ci siamo dimenticati. Allora, ciao Loretta, ciao Loretta. Che ci segue sempre. Ok. Allora, Nadia, tocca a te, tocca a te. Davide, io oggi mi hai chiamato mia madre. Sì, sì, e sì, mi ha detto, sì, Nadia, mi devi fare una canzone. A Chanson, insieme sì, con Davide. Davide, sì, più che altro la devi cantare tu, Davide. Come perché io c'è poco da cantare. Devi fare una coperta ricamata. La devo cantare io, scusa. Allora canto dopo io, no? La facciamo insieme, no? Io faccio il coretto e tu fai la coperta ricamata. Allora guarda, mi devo liberare di Posa Rolandona. Sì. Non ti preoccupare che intanto io presento questa canzone, perché oggi mamma mi ha detto, Madonna, avete fatto anche Madonnina da Riccioli d'Oro, proprio bella. Però è da tanto che Davide non mi canta più la coperta ricamata. Eppure mamma di mamma, quindi Davide, se dopo vuoi fare anche mamma di mamma, non lo so, però la coperta ricamata Uncinetto la dobbiamo fare. Sei pronto? Bene, va bene, va bene, come no, certo. Allora, per la signora Teresa. Angelino pure, visto certo, che ci sta pure Angelino. Ma soprattutto anche Pantonio, Pantonio, perché Antonio, Antonio tuo fratello, che lui quello è critico, Sì, è critico, grande critico. Sì, sì. Okay. Grande chi? Il critico della stampa ci abbiamo. Come chirico? Critico. Ah, critico, ok. È critico. Sì, sì, sì. Allora, va bene, il cielo è una coperta ricamata, vamo! Vai! Il cielo è una coperta ricamata, la luna fra le stelle fa la spia. Vorrei cantare a te la serenata, con gli strumenti e con la compagnia. Lasciatela dormir, non farla risvegliar, dalla finestra affacciati, se vuoi sentir piantare. Grazie Nadia Rossi. Oh mamma, se vedessi quanto è bella
l'ho pitturata io col mio pennello. L'ho pitturato io quel suo bel viso. Sembrava un angiolin del paradiso. Lasciatela dormire, non farla risveglia dalla finestra, affacciati se vuoi sentir cantare. Lasciatela dormire, non farla risvegliare, dalla finestra affacciati se vuoi sentir cantare. Bravo, grazie. Bravo, Nadia Rosi, grazie Nadia Davide Miccia, sì. Per la Teresina, eh? Sì, 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 oh, Teresina, sì. Bella, tu sei la reginella. Allora Nadia, senti, tocca a te, scusa, dove andavi avanti, eh? Davide? Tocca a te, vai. No, che tocca a me, devi fare quella mamma di mamma. E dopo la facciamo, no? E no, questa toccava a me, io ho cantato io. Adesso tocca a te, ricanti tu. Okay, dopo tocca a te un'altra volta e ricanti sempre che tu. Sì, perché canto solo io, scusa. Chiudiamo poi con un video, va bene, dai. Vediamo un po'. Chiudiamo con Resta poi, va bene? Va bene. Perché poi alla nostra amica Emiliana di Roma, che ci segue, ieri non gliel'abbiamo fatto più Resta in radio, quindi la facciamo ma oggi. Ma come no? L'abbiamo messo. Sei tu che non ti ricordi. Non mi ricordo. Va bene, intanto Mamma di Mamma di Matteo Benzi. Ce la fai? Canzone. Sì, sono due belle canzoni toste. Non fa niente, che ci fa? Mamma di Mamma, la dedichiamo a tutte le nonne. Sì. Va allora, bene? Okay. Vamos! Vai Davide Nisce. Saluto a Matteo Benzi, che è il mio amore Davide, io... Sì. Sono innamorata di Matteo Benzi, eh? Vai, Davide Necia! C'è chi vuoi, chi non vuoi. La danza delle acace al vento, il grano a suo solco, la calma dell'ombra, la quercia che ormai non c'è più. Aveva la pace e fatica nella mano stanca, e nell'altra papaveri rossi e un tempo che fu. Le stoffie recise sono croci di un nuovo raccolto, fra i tralci dell'uva e i giorni trascorsi così. Quando c'era bisogno d'amore, le s'alzava a prendere il cuore.
mamma sgranava il suo petto per me. Vai da vedere, e mi abbracciava se io piangevo. Quella mamma di mamma in me riviveva la sua gioventù. E quanta fede spiegava il cielo. Niente regge per sempre, ma quanto infinito aspettava lassù. Decine di monti son pallide ancora di neve, ognuna carezza la voce che non viene su. Si muove a fatica fra il letto e la misera stufa. Mi si arrossano gli occhi col fumo di chi non c'è più. Il fiume che scorre più lento del miele. Dal mondo una giovane rondine emigra sei tu. Quando c'era bisogno d'amore, lei s'alzava a prendere il cuore. E quella mamma di mamma sgranava il suo petto per me. E mi abbracciava. Per sempre, ma quanto infinito aspettava lassù. Davide Merza, bravo! Vai Davide! Per sempre, ma quanto infinito aspettava lassù. Quella mamma di mamma aspetta, aspetta lassù. Olè, bravissimo, bravo, grazie, grazie, bravo, grazie. Bravo, bravo. Grazie Nadia. Immagino la mia mamma là che sta fa bravo Davide, bravo. Beh, dai. Ok, bravo. Allora veramente. Nadia, senti, sì. Ultimo brano della puntata, della 240esima puntata. Davide, sì. Salutiamo anche Manuela di Ostia, vedo, intanto mi arrivano i nomi, i flash, sì. Quindi anche Emanuele di Ostia. Emanuela? No, Emanuele, è uomo. Ok. Allora, Nadia, sì? Senti, che facciamo allora? Quello che vuoi tu, Davide, se vogliamo chiudere con il resto va bene, se vuoi chiudere con la fisarmonica, no, la facciamo un come video, vuoi tu? Mettiamo il video oppure la candiamo? No, mettiamo un video. Allora, mettiamo il video, chiudiamo e poi ritorniamo per salutare, va bene? Va bene, perfetto, allora, ok. Se la regia è pronta, ok, sì. Allora, resta un brano di Manuel Rosati. Vai, regia!
Davide. Davide, ma il microfono. Non ce la posso. Scusate, ho messo il microfono Davide, al contrario, non si sente non niente. Scusate. Ho capito che questa canzone l'abbiamo dedicata a Antonio, mio fratello, perché ha detto che c'è una parte di questa canzone, Davide, che c'è, esce una voce tua stupenda. Sì. Però tu metti il microfono a rovescio. Beh, sono cose che succedono. Io non lo so, Io non lo so. Allora, senti, Nadia, aspetta, che prima di salutare dobbiamo salutare. Allora, vediamo un po', ci è arrivato un messaggio. Sì. Ciao carissimi, siete sempre più bravi, un abbraccio forte. Grazie. La signora Maria Ippoliti di Anagni. Ciao Maria. Grazie. Poi c'è Stefano pure che ci ha scritto: buonasera amico mio Davide, sono Stefano di Latina Scalo, per favore puoi cantare, Calice Amaro e Nadia Granata. E un saluto a Teresa e Fausto. Allora, a Teresa e Fausto e Giovanni Amoriello e Augusta di Latina Scalo, tutto lo studio di SL48. Ciao Davide e Nadia. E purtroppo abbiamo finito, Nadia. Facciamo la prossima volta, dai Stefano. La prossima volta la facciamo la granata, amico. Okay. Lo sai, Davide, non l'ho mai fatta, sempre cantata tu, granata, la prossima volta. Anche perché, ecco, vedi, ha detto Nadia non la sa fare, quindi la deve fare, quindi se la deve, quindi me la, deve la studio, la studio, la prossima studia. Volta faccio una bella granata. Va bene. Boom. No, e quelli sono fuochi che faccio. Fuochi d'artificio. Lo sai che a Capodanno l'ho fatti, sì? Sì, come fa? Mentre voi 10 9 8 7 pum 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 pum. L'ho fatti, sai? Sì, ho notato, ho detto così, sembra chissà che ho fatto. A zero cosa abbiamo fatto? Abbiamo buon anno. Buon anno, Davide, abbiamo fatto un Capodanno, rimarrà la storia, penso. Allora. Ricordiamo l'appuntamento di sabato, Nadia. Sabato, bravo. Ristorante La Pace su a San Quirico di Serrone. Di Serrone, quindi, sì. Venite là. Insomma, venite, vi aspettiamo, Davide. Davide, okay. Nadia. Allora, Nadia, senti, dobbiamo salutare, ringraziamo Sandro Micheli che ci dà la possibilità di stare insieme con voi queste orette, insomma, orette e mezzo. E ringraziamo poi, anche la regia, soprattutto. Martina, sì, e niente, insomma, noi ci vediamo giovedì prossimo e ricordatevi la replica. Domenica dopo pranzo, insomma, verso le 2. Davide, ringraziamo anche loro, gli amici da casa che ci stanno seguendo, che ci seguono e ci chiamano. Grazie anche a voi. Grazie veramente. A voi, sì, ciao. Ok, ciao, buonanotte. Ciao. No!